qua panoramica di San Marino visto dal lato Montefeltro, perché da Rimini questo non si vedrebbe. Questo è bello. Ma noi non ci siamo, li siamo lontani. Qui si vede che casa è nostra, vediamo di individuare. Allora, come dicevamo, dov'è che siamo? Siamo a Galaveit, Galavacht. Detta anche Galavotto. Galavotto. Frazione di San Marino, Repubblica di San Marino. Galavotto. Galavotto. In dialetto, ovviamente. E siamo qui nel magazzino generale, appartenente, immagino, allo Stato. Sì, 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 allo Stato, il magazzino dello Stato. Quindi abbiamo sconfinato. E cosa siamo venuti a fare? A vedere quelle ecoballe. No, non sono ecoballe. Ecopalle. Di che cosa si tratta? Ta-da. Si tratta dei rotables. I rotables, che per anni e anni e anni e anni e anni, anni nella anni, Montale. Nella Montale, nella galleria Montale. E adesso sono stati tirati fuori, messi qui e verranno restaurati, si pensa. Certo. Si spera. E esattamente poi circa un annetto fa, a novembre, sì, abbiamo riscoperto i famosi tre vagoni, i carri merci, di cui uno coperto e due scoperti, che i due scoperti sono attualmente tra la galleria Borgo e la galleria Montalbo. Esatto. Che è una bella vista, così tutti se li possono vedere. C'è un video, c'è un video dove mio figlio si divertiva lì, ecco, esatto, a giocarci. Sono ancora là. Cercatelo su YouTube. E prima che comunque verranno restaurati, probabilmente quelli rimarranno lì. Mm. E più o meno si trovano lì dove c'era il coso, sì, esatto, lì, il Bobcat. Esatto. Erano lì, sono stati lì per un decennio, dimenticati senza che da nessuno tutti ci facesse caso. Addirittura gli addetti ai lavori a questo magazzino erano, ormai facevano parte della mobilia, come si dice, erano là, addirittura non si chiedevano, si erano resi conto che erano addirittura tre, quando io chiesi allora, sì sì, due forse, invece sono venuto a vedere, erano tre, quindi ecco. E poi si sono detto, ecco che cos'è, ogni tanto l'interesse che c'era, ma non era colpa di questi che lavorano, ma era colpa di quelli lassù. Tanto quello che dice, vogliamo, che se quelli lassù vedono, se te sei sammarinese, no? Io sono, sì, in Italia, sì, 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 a me non stai di là, io sto di qua. Probabilmente non gli interessava, grazie a un po' tutti, perché qui bisogna dire un po' a tutti, tutti per tutti. Soprattutto un misterioso giornalista del Carlino che pubblicò la cosa sul, esatto, Carlino. Esatto, del Carlino, La Voce, La Tribuna, eccetera, eccetera. Ma il merito, insomma, l'abbiamo sempre detto, è un po' di tutti. Approfittiamo per dare un'occhiata anche al famoso carro, se non sbaglio, F22, comunque è un F. Un carro F, F come forza, F come Franco, non posso dire parolacce, sì, YouTube, F come Franco. È attualmente in restauro, sempre qui nella falegnameria dello Stato. Ah, abbiamo una new entry nel gruppo, dicevamo. Sì, Tommaso TT, Tommaso Terenzi, nonché mio figlio. Bene. E poi invece sono io che faccio come Alfred Hitchcock, che cosa sto vedendo, no, non ve lo faccio vedere, no, ve lo faccio vedere. piano piano, basta, non faccio più vedere, no, eccolo qua, ecco il carro che sta tornando a nuova vita con i colori originali. Ma era così? Così, a me piaceva più nei colori non originali, però era... Perché nelle foto in bianco e nero appunto non si capisce. Sì, sì, comunque era così, hanno studiato foto... che questo era il colore originale. Ah, non vedi, adesso non si... Nero cellaio e grigio... Noi abbiamo avuto anche il piacere di vederlo tutto montato nei colori del legno vivo, poi è stato rismontato, verniciato, adesso verrà rimontato pian pianino. Ecco, qui abbiamo la garitta del bagno. Sembra che voglia fare bella mostra di sé in un futuro nei pressi della Montale, poi vedremo. Bene, bene. No, questo era bello, cioè vederlo smontato come l'anno scorso non si vedeva come era grosso, grande, più buono. Ho visto tutto vestito, era molto bello. Come sottofondo era, abbiamo Bruce Springsteen, che è quello che ci vuole. Ah, qui se c'è sta che roba. Però sotto il colore, sopra l'hanno verniciato di nero, sotto invece ancora è rimasto. Sotto ancora i colori originali, dovrà essere ancora finito, dai. Dopo sotto magari si danno spruzzo. Qui c'è andato a pennello, eh. A pennello, io? Sì, ho visto io. Mazzarola. Quando siamo venuti con Massimiliano Cerruti, da Turin, stavano pintandolo a pennello. Wow, questo è uno scoop in esclusiva mondiale per YouTube. Sì. Per i nostri YouTube visori, per il gruppo Facebook e per il gruppo, mi tocca dirlo, Associazione Treno Bianco Azzurro, di cui io faccio punto, anche qui orgogliosamente parte. Anch'io.
come del resto, come tutti gli altri che arriveranno. Ah, diamoci una bella cosa anche di qua, una bella zoomata da sotto. Tan vedi, ecco qua. E dopo torneremo con tutti. Per noi erano ancora lì ammuffiti. Questo era, c'è anche nel libro di Turchi, mi sembra. Non no, c'è no. Una foto, no, questo non c'è. No. È da fare un po' meno come. Sì, quello è quello. Perché c'era in macchina. Dove c'era quello là che faceva la pipì. C'è uno che faceva la pipì, questo non mi ricordo, però. Sì, sì. Ce l'ho in macchina. Erano Serravalle. Ah, ce l'ho in macchina. Si può fare un come Serravalle, sì, che c'era uno con i pantaloni giù, non si è capita. Uno con i pantaloni giù che faceva sì, pipì. Non ti ricordi? Ah, ma è lì in macchina, se lo andiamo a prendere. Ok, stacchiamo. Della serie Viva la puntualità, ecco, eccoli. Ecco qua, ciao. Con Stefano. Appena 20 anni di ritardo. Ma Rimini ce l'ho il fusolario diverso. È arrivato Stefano. Ed ecco là l'Elisabetta. Sì, bene, mio figlio Tommy. Ta-da. Ecco l'Elisabetta, ciao. E c'è anche il cagnolone dell'altra volta, dell'anno scorso. Caro Filippo, chi mancava? Chi è che deve venire qui? Alex. Ah, ma allora? Alex. Va bene, Alex. Va, capo. E vai. No, ok, usiamo il problema senso, eh. E poi non c'è successivo. E quello lì, le ultime due volte. Allora, poi ci vediamo, guarda. Ciao, ciao. E cosa vuoi? Però là che ha scritto? Ma che cazzo c'è? No, 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 no. Chi sono tutte queste ragazze qui? Trova, mia cognata e la loro madre. Elisabetta. Ciao, 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 ciao. Che mi ci fila, vai, tutti in fila. Oh, ok, ci pensiamo, vai, ok, fatto un piccolo intervento prima. Dove siamo? Ah, non ci vediamo. Allora, siamo venuti qua. Ok, non voglio ragazzi, sono Sebastiano. Ecco perché io quando dico 1004 siamo quattro buoni, sì. Non ti arrabbiare, ma è così. Allora, in caso di processo, non c'è il video, abbiamo visto che è successo. Chi è che arrivava tardi? Io. Io ho detto che arrivava tardi perché quello non è che l'aveva chiamato, gli ho lasciato andare. Sì, vabbè, dai. Mi sembra che ho scritto che arrivava tardi. Allora, siamo qui uniti, amici fraterni. Sì, anche te, Filippo c'era il treno. Qui te l'hai scritto? No. Vai. Ok, allora, il percorso prosegue. Andiamo a vedere i nostri cari amici.